Buonasera, buonasera, grazie per essere intervenuti, scusate il ritardo, abbiamo avuto un problema tecnico. Allora, intanto voglio ringraziare Diego per aver inserito l'Indisi in questo tuo mini tour che toccherà poi Bari, Taranto e Lecce, che sono diciamo più coinvolte direttamente dal punto di vista, anche se anche l'Indisi è marginalmente toccata dal problema della Ferrovie Sud-Est, però diciamo lo scandalo delle Ferrovie Sud-Est è l'ennesima riprova di come vengono gestiti in Italia questi apparati, possiamo chiamarli ormai apparati, che servono a generare a compiacere gli amici, sostanzialmente a creare buchi enormi in queste società che dovrebbero poi in realtà fornire dei servizi al cittadino, no? Perché lo scandalo delle Ferrovie Sud-Est ci riguarda direttamente, perché è un buco che è sostanzialmente la mala gestione dei nostri soldi, dei soldi pubblici, quindi ci riguarda e come, perché si ripercuote sulle nostre vite direttamente con il disservizio di una mobilità scadente. Poi non so se conoscete un po' com'è l'infrastruttura delle Ferrovie Sud-Est, però le Ferrovie Sud-Est potrebbero rappresentare per l'area vasta che riguarda tutto il Salento, ma anche la parte diciamo dell'area di Bari fino a Bari, quindi potrebbe rappresentare una splendida opportunità anche per il turismo, perché si potrebbe, potenziando questo servizio, si creerebbe una sorta di metropolitana a cielo aperto che collegherebbe tante città che sono comunque molto vicine, penso al Salento, il sud Salento, come da Lecce per raggiungere Gallipoli, piuttosto che Otranto, piuttosto che Lecce, sono distanze comunque relativamente impegnative, per cui questo magna magna, perché penso si tratta, non fa altro che ripercuotersi negativamente sullo sviluppo del territorio, si ripercuote sulla mancata crescita del territorio e quindi sulla mancata crescita occupazionale. Cioè, tutto questo, questa mala gestione della cosa pubblica di cui siamo vittime ormai da decenni si ripercuote poi sulle nostre esistenze. Per questo Diego oggi ci parlerà un po' di quello che è diciamo, lo scandalo delle Sud-Est, ma soprattutto di possibilità di mobilità futura, perché hai voglia di parlare di turismo, hai voglia di parlare di tante belle cose, ma se non ci infrastrutturiamo in maniera seria e continuiamo a parlare di infrastruttura su gomma, vedi lo shuttle a Brindisi, no? 40 milioni per un'infrastruttura su gomma nel 2016, quindi continuiamo a programmare in maniera sbagliata, a progettare le nostre città in maniera folle, assolutamente non pensando al futuro, ma pensando probabilmente ad altri interessi. Quindi io lascio la parola a Diego e ti ringrazio ancora. Ciao a tutti, lo dico per chi non mi conosce, sono Diego De Lorenzi, sono un vostro dipendente, come amiamo definirci, alla Camera dei Deputati, sono in Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e oggi diciamo è un primo tentativo di provare a dare qualche informazione di più rispetto a quella che viene data dai giornali e dalle televisioni riguardo lo scandalo delle Sud-Est, per avere diciamo due tipi di obiettivi. Il primo che mi piacerebbe è far emergere da voi delle possibili soluzioni, come voi immaginate una soluzione per le Ferrovie Sud-Est. Questo è un obiettivo che si ottiene appunto con questo metodo che a noi piace, cioè un'interlocuzione diretta con i cittadini, in modo che lavoratori, utenti dei servizi possano in qualche modo anche aiutarci a confezionare poi una proposta da proporre nelle sedi opportune, quindi in regione piuttosto che in Parlamento. Al momento io su questo argomento ho interrogato il Ministro più volte, ho ricevuto scarse risposte ovviamente e vi verrò aggiornato su questo argomento, ma non ho preso nessuna posizione politica, non che sia difficile, nel senso che le cose ovvie da fare a noi sono abbastanza chiare, forse al Ministro un po' meno, poi magari ne parliamo anche nel dettaglio, però mi piacerebbe che la nostra idea, magari che di persone che abbiamo un po' seguito da dentro l'argomento, perché appunto io ero in commissione quando si approvavano i 70 milioni da dare nella gestione commissariale, eccetera, eccetera, fosse anche un po' supportata dalle idee che insomma magari vengono questa sera negli altri incontri che faremo. Il secondo obiettivo è quello di allargare un po' la visione, nel senso che il Ministro e anche gli altri soggetti che insomma, su questo argomento si sono espressi
parlano sempre di ferrovie sud-est. In realtà si dovrebbe avere un approccio sistemico, nel senso bisognerebbe capire che trasporto regionale vogliamo, perché se è vero che le ferrovie sud-est, come quelle del Gargano, come quelle del Nord Varese, come Trenitalia e altri vettori che fanno trasporto pubblico, anche quello su gomma, nella nostra regione sono trattati come soggetti separati, allora è anche vero che non possiamo pensare di avere un servizio integrato magari con una tariffazione integrata, con una bigliettazione, con intermodalità, con tutto quello che accade in altri paesi e in altre regioni, perché probabilmente preferiscono non aggredire i centri di potere, non mettere magari i bastoni tra le ruote, o come suggeriva qualcuno in maniera ufficiosa prima di questo incontro, mandare le persone che non hanno svolto bene il proprio dovere a casa, e quindi continuare a risolvere, anzi a mettere toppe più che risolvere i problemi, insomma, mettere toppe ai problemi singoli senza appunto avere una visione più complessiva. Quindi diciamo, non vi sentite in qualche modo in imbarazzo se le domande o i suggerimenti che volete dare non riguardano esclusivamente le ferrovie sud-est, può essere un'occasione di incontro per parlare delle SNTP di Brindisi piuttosto che di altre realtà, anche non necessariamente, insomma, che riguardano i cittadini di Brindisi, proprio perché appunto è un'occasione di confronto tra chi è un cittadino che è in Parlamento e porta le vostre istanze in quella sede e chi è ancora fuori dalle istituzioni, ma appunto in questo scambio riesce con noi a portare le proprie idee in Parlamento e in Regione o nelle altre sedi istituzionali come il Consiglio Comunale. Quindi io comincerei subito. La slide porta la data del 24 giugno, perché in realtà l'idea di questo tour è nata a seguito di un incontro che ho fatto a Lecce con dei gruppi locali, quindi eravamo soltanto gli attivisti del Movimento 5 Stelle fondamentalmente, e loro in realtà più volte anche sui social mi avevano detto ma tutti si sono espressi, no, sulla fusione tra Ferrovie dello Stato e Ferrovie Sud-Est, il PD plaude a questa soluzione. Dice, ma noi come Movimento 5 Stelle che soluzione abbiamo prospettato? Ora, in quella sede, e lo ripeto anche in questa, io ho una mia idea ovviamente, però non voglio dirvela perché non voglio influenzarvi, quindi magari scaturirà nel dibattito che faremo, e mi piacerebbe, insomma, in qualche modo che ci sia un confronto neutro su questo senza precondizioni, preconcetti. Cominciamo con un po' di storia, come si fa sempre, non voglio essere molto accademico, però da un po' l'idea di quello che è l'evoluzione di una infrastruttura e di un servizio nel tempo. Le ferrovie sud-est, questo mi ha stupito anche me, sono nate non per fare trasporto pubblico di persone, ma più che altro per trasporto merci e per aiutare la realizzazione dell'acquedotto pugliese. Era una società privata, erano più società private, quindi in realtà sono state fuse. I privati sono andati via nel momento in cui hanno visto che questo servizio fondamentalmente non era remunerativo, e quindi oggi mi fa sorridere pensare che dobbiamo tornare a praticamente un secolo fa per dare di nuovo quello che poi è stato costruito anche con i sacrifici e con le tasse degli italiani in questi cent'anni a dei privati. Ferrovie Sud-Est è un ibrido ed è stato comodo che fosse un ibrido, è di proprietà al 100% del Ministero dei Trasporti, quindi è un socio unico, il Ministero è quello che approva i bilanci, è quello che in qualche modo ha il potere di revocare per esempio l'amministratore unico, ma allo stesso modo, a causa di una legge che è la 422 del 98, il Ministero dice io ho competenza soltanto nella valutazione del materiale rotabile, cioè faccio soltanto il controllo che i treni siano a norma, di tutto quello che è il servizio è demandata la gestione alla Regione, quindi in questo senso è un ibrido, nel senso che la proprietà è del Ministero ma la gestione è, diciamo, regolata dal contratto di servizio che lo Stato ha con la Regione. Attraverso le quattro province meridionali della Puglia, ed è ovviamente un servizio che viene fatto sia tramite gli autobus sia tramite diciamo, i treni,
copre ovviamente 130 comuni, impiega 1.400 dipendenti, ricordo che più o meno ci sono 1.200 cause di servizio con Ferrovie Sud-Est, perché ovviamente negli anni ci sono state diversi contenziosi, gli ultimi sono per il TFR non pagato delle persone che sono andate in pensione, insomma un po' di contenziosi già in essere, sono numerosi, tant'è che una dei problemi che probabilmente ha avuto anche il commissario nello stimare con te la quantità di debito dipende probabilmente anche dalle sentenze, da come andranno le sentenze in futuro. Alcune diciamo sono state valutate perché sono al primo grado di giudizio, ma ovviamente non si capisce se queste poi sono sentenze definitive o meno. La forma di gestione è una società a responsabilità limitata, anche questa sembra un po' essere una cosa su cui riflettere. Le società a responsabilità limitata, lo sapete meglio di me, hanno un capitale sociale, nel senso che oltre quel danno, cioè o meglio, a fronte di un danno alla collettività o ad altri soggetti, rispondono con il capitale sociale. E quindi potete anche ben immaginare che cosa voglio dire dal punto di vista insomma, del diritto civile e del diritto penale. Questa è la legge a cui facevo riferimento prima, la 422 del 97, e in particolare l'articolo 8 era l'articolo con cui lo Stato dava le ferrovie dette concesse, stabiliva il trasferimento dalla proprietà statale alla proprietà regionale. Quindi per molte regioni è stato fatto, alcune regioni quindi hanno acquisito queste ferrovie o questi servizi che erano in capo al Ministero. La Regione Puglia, guarda caso, dal 2000, nonostante ci fosse un obbligo di legge, ha sempre detto no, io mi rifiuto. E poi su questo magari faremo qualche speculazione, sperando che magari qualcuno abbia poi il coraggio di confermare le mie tesi. All'atto del passaggio che doveva essere, era in attivo o erano in passivo le ferrovie d'Invest? Bella domanda. Chiaramente se non è in passivo, prendersene a carico da parte della Regione. Allora oggigiorno Regione e Governo stanno ovviamente litigando da quando è successo, è scoppiato il dramma, perché ovviamente la Regione dice sì, io me ne prendo in carico, ma ovviamente il debito non è cosa mia. Lo Stato dice no, tu te le devi prendere così com'è, perché di fatto io facevo la manutenzione, la revisione tecnica, e tu non ti sei accorta di nulla, no? Perché non hai mai contestato il contratto di servizio, banalmente, cioè il fatto che le ferrovie, no, su alcune tratte avevano un tasso di ritardo, non hanno mai contestato nulla nel contenere il contratto di servizio a un gestore che era di proprietà del Ministero. Il Ministero la Regione per contro ribatte, dice sì, è vero che io dovevo tra virgolette vigilare sul servizio, ma il proprietario sei tu, i bilanci l'hai approvati tu e tu non ti sei neanche accorto di nulla, nonostante quello che oggi sappiamo tutti, no? Quindi le consulenze milionarie, eccetera, eccetera. Di fatto la domanda è bella da porre e la risposta è sconosciuta, perché i bilanci, nonostante ci sia un obbligo di legge di renderli pubblici, non c'erano, non esistevano sul sito web, e quindi questa è stata una delle prime cose che io ho chiesto nelle interrogazioni che ho fatto. Dovrebbe essere noto l'organigramma, come adesso è stato pubblicato, dovevano essere note alcune informazioni che ovviamente sono state oscurate. Quindi c'era questo obbligo di far passare la società al 1 gennaio del 2000. Ci doveva essere un accordo di programma per far trasferire questa società in ambito regionale. Vi riporto in grassetto in basso una nota di questo, un articolo di questa legge, su cui poi torneremo dopo. Dice fondamentalmente che i servizi pubblici, per avere efficienza, quando fu fatta questa legge, l'intento era, dato che costano molto per le casse delle RAI, che siano regionali o statali, vediamo questo obiettivo, cioè io Stato vi do vi trasferisco queste società di gestione, ma dovete garantirmi che il 35% dei costi venga coperto dai ricavi, cioè il rapporto tra ricavi
e costi deve essere dello 0,35, quindi fondamentalmente lo Stato dovrebbe mettere il 65% di quello che costa il servizio e con i biglietti coprire l'altro 35%. Questo è lo spirito della legge, diciamo un minimo di obiettivo da raggiungere un po' con la raccolta differenziata. Poi ci torneremo e vi dirò qualcosa in più. Le linee sono a binario unico, sono a scartamento normale, perché sapete che le ferrovie Apulio Lucani che ci collegano in Basilicata invece sono a scartamento ridotto, quindi hanno dei binari più stretti e quindi non, ovviamente i treni che vanno su una rete non possono andare sull'altra, questo è banale, mentre per esempio le ferrovie Gargani, quelle del Nord Barese, piuttosto che i treni di Trenitalia, la rete Trenitalia, la rete RFI, possono ovviamente, potrebbero in teoria andare sulla rete a scartamento normale delle sud-est e viceversa. Non sono elettrificati in massima parte, c'è qualcosa nella parte del Barese e ovviamente i furti di rame sono una piaga, nel senso che parte di quello che doveva essere poi fatto in realtà non viene fatto perché alcuni cavi sono stati rubati in più occasioni. La rete è la più estesa, se vogliamo, dopo la rete RFI, quindi della rete ferroviaria italiana, delle ferrovie dello Stato, e diciamo come rete ferroviaria interessa 85 comuni. A sud di Lecce ovviamente è l'unico vettore su rotaia, cosa che invece in altre province non si può dire. Questa è più o meno l'estensione ferroviaria, tanto per avere un'idea del perché, diciamo prima tocca marginalmente Brindisi, anche se poi in realtà con i servizi degli autobus ovviamente Brindisi è molto interessata anche dalle sud-est. La parte principale ha una ramificazione maggiore nella parte sud, a sud di Lecce, perché dopo la funzione di aiutare la costruzione dell'acquedotto pugliese è stata usata per trasferire le merci delle derrate alimentari, quindi tutta la produzione agricola prendeva anche piccoli centri che però erano importanti dal punto di vista della produzione appunto agricola per essere poi inviate in altre regioni in Italia. La storia più recente, questa è la parte che comincia a diventare magari un po' più interessante, è che il Ministero ha approvato i bilanci, cioè noi non li vedevamo, non erano pubblicati, però al Ministero qualcuno doveva leggerli e approvarli, no? Ora, non ci voleva un grande esperto. Faccio anche notare che tra i revisori contabili c'è anche un esperto della Corte dei Conti, da quello che mi risulta. Anche qui, un dipendente della Corte dei Conti che non dica nulla su quello, sulla gestione che oggi è venuta fuori, per tanti anni, insomma, per quasi due decenni, mi sembra alquanto scandaloso. Però di questo ovviamente sui giornali nessuno dice nulla. La Regione Puglia, come vi dicevo, non ha mai sollevato nessuna obiezione al collegio sindacale per dire il contratto di programma, come dire, io l'ho pagato, no? Prendendo questo servizio, questi treni, questi autobus, su queste tratte, in questi orari, con questa frequenza, e il servizio non mi viene erogato, quindi faccio un'azione risarcitoria, banalmente, no? Quindi nessuna mai presa di dato del fatto che il servizio non andasse. A marzo 2013 mi mandate in Parlamento. Faccio riferimento alle date perché poi vedrete che le cose diventano più interessanti. E faccio le prime due interrogazioni. Vi riporto la prima, siamo nell'ottobre 2014. Repubblica, quindi non testate locali, Repubblica.it, di ottobre 2013, quindi praticamente di un anno prima rispetto a quella mia interrogazione, fa due articoli. La prima è la truffa dei treni più cari del mondo e poi i treni d'oro alle sud-est, pagati 20 volte il loro valore. E faceva riferimento dei controlli fiscali che l'Agenzia delle Entrate ha fatto nel 2009. Io faccio notare che dal 2009 al 2016 Vendola ha fatto due mandati, quindi la gestione delle ferrovie sud-est e quindi i controlli fiscali che l'Agenzia delle Entrate fa nel 2009 ricadono nel periodo della gestione Vendola. E qui vabbè, si scopre quello che oggi è di dominio pubblico, cioè che ci sono dei treni che sono stati pagati 900.000 euro l'uno. Io chiedo se il Ministro è a conoscenza dei fatti e
chiedo di fare chiarezza su eventuali responsabilità interne al Dicastero, perché è vero che come dire, era la Regione in qualche modo ad avere il contratto di programma, però il socio che approvava i bilanci era il Ministero. E chiedo anche quali iniziative intenda intraprendere per evitare che le aziende partecipate del Ministero vengano coinvolte in operazioni finanziarie che portino a una sottrazione indebita di denaro pubblico anche attraverso le modalità cosiddette delle scatole cinesi, perché come sapete c'è stata una triangolazione di società, si ipotizza, in cui ovviamente non si capisce bene chi è che ci abbia guadagnato, perché come dire, non può essere che ci abbiano guadagnato tutti, no? Allora, siamo sicuri che noi ci abbiamo perso qualcosa, ma poi volevo capire a che titolo, a chi si è prestato questo gioco. Tra l'altro, le cose che non erano neanche utilizzabili sulla rete. Esatto. Quindi faccio questa prima piccola, banale domanda, ed era ottobre 2014. La risposta, occhio che qui c'è da ridere, dice: facciamo una premessa. Tanto si fa esercizio di servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, per la serie scarica barile, Ministero non c'entra. Dice proprio in attuazione dell'articolo 8 che abbiamo visto prima, doveva essere trasferita alla Regione Puglia e non se ne è più fatto nulla. Dice: in tale contesto appare evidente che le procedure relative alle forniture e alle risorse finanziarie destinate alla copertura delle stesse non rientrano nella competenza statale. Questo dice il Ministero a ottobre 2014, bensì in quella esclusiva della Regione Puglia. Qualcuno me l'aveva mai detta questa? A me sembra che tutto l'affare sia stato gestito dal Ministero, che ha nominato un commissario, eccetera, eccetera, no? Alle interrogazioni in commissione, privatamente, diciamo che poi in una interrogazione pubblica, però su cui diciamo, i giornali non hanno dato tanto risalto, si dice che la responsabilità è tutta della Regione, eppure non mi sembra che il Ministero abbia aperto una causa contro la Regione. Ancora più esilarante, dice: dato che noi siamo comunque socio unico, proprietari, dice, una volta che abbiamo visto le notizie di stampa, quindi siamo a conoscenza di quello che sta avvenendo, dice, abbiamo preteso una comunicazione dall'amministratore unico. Cioè, io trovo un ladro a casa mia e a chi chiedo spiegazioni? Al ladro. Fantastico. Il quale giustamente, che cosa può dichiarare? Che si dichiara estraneo agli addebiti contestati e ha provveduto con sollecitudine a richiedere allo stesso amministratore una dettagliata relazione. Questi sono, diciamo, gli scambi che avevano a ottobre 2014 il Ministero con la società. Concludo assicurando che la vicenda sarà attentamente monitorata in tutti i futuri sviluppi. Tradotto, non faremo nulla. Vi dicevo quella data del 20 ottobre perché poi in realtà all'epoca il ministro era Rubi, il 20 marzo 2015, quindi parliamo quasi di 6 mesi dopo, il ministro Rubi si dimette, il 2 aprile Renzi nomina Graziano Del Rio, che era già sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Intanto scoppia diciamo, la parte relativa all'indagine della Procura della Guardia di Finanza, perché a seguito di queste notizie che erano, ricordo, del 2013, se non sbaglio, la finanza va a casa del Ministero, fondamentalmente, non c'è, va nella direzione dove si tengono i bilanci, eccetera, eccetera, a requisire le carte. Questo ve lo dico perché il sottosegretario di Officiosa, dopo la seconda interrogazione, mi dice: io alla prima ho chiuso, no, io, cioè il Ministero, quindi ha visto l'interrogazione, ma ce ne sono tante, immaginate quante su 1000 tra deputati e senatori, quante interrogazioni si facciano al giorno, quindi diciamo una poteva anche tra virgolette passare sotto silenzio, nel senso che non c'era un'attenzione particolare, dice, tanto più che la risposta avete visto quella che è stata, dice però la seconda, dato che c'era anche l'interessamento della Procura della Guardia di Finanza che cioè, in qualche modo stavano indagando, abbiamo dovuto aprire un'indagine interna, i cui esiti ovviamente sono spariti dai monitor, perché l'indagine interna nessuno ha mai parlato pubblicamente. Il 24 novembre 2015, quindi ben oltre, è passato quasi un anno dalla prima interrogazione, Del Rio rimuove l'amministratore unico
E guardate bene che tra aprile e novembre di acqua sotto i ponti ne è passata, cioè non è stato uno dei primi atti che ha fatto il ministro, eppure diciamo gli elementi per andare almeno in una sospensione cautelativa c'erano tutti. E a novembre 2015 si parla di un debito di 280 milioni, perché quando viene rimosso l'amministratore unico e si nomina il consiglio, la prima cosa che fa l'amministratore, il presidente del consiglio di amministrazione, Viero, è quello di redigere una relazione da cui si evince che più o meno il debito è di 280 milioni. Vi ho riportato il comunicato stampa dal sito del Ministero del 24 novembre 2015, quindi quando viene rimosso l'amministratore unico, e guardate come viene promossa questa operazione. Input del ministro Del Rio per un nuovo corso. Era novembre 2015 e viene presentato Viero come un docente della Bocconi, questo è quello che ci dicono. Poi c'è dirigente del ministero Mautone, perché anche qui c'è da spiegare una bella cosa. Loro dicono: c'era la volpe nel pollaio ed era da sola, quindi invece di mettere un'altra volpe ne metto tre, almeno si guardano le spalle a vicenda, no? Cioè, il senso è che stanno sbagliando la diagnosi e quindi stanno sbagliando la cura, perché il problema non è che quella persona era un ladro e che è stato messo nelle condizioni in cui nessuno controllava, e quindi lui probabilmente, con il benestare di molti altri, perché poi la politica non era assolutamente, penso, esente da sapere queste cose, faceva i suoi posti comodi. E quindi lui dice, invece di provare a cambiare metodo, quindi mettere più trasparenza, banalmente non erano rispettati gli obblighi di legge, lui pensa soltanto che sia un cambio di persona che risolve il problema. Un po' come quando gli elettori dicono: no, siamo stanchi di D'Alema e votano Renzi, cioè la sorte è sempre la stessa, cambia un po' la vetrina. E poi c'è, oltre al dirigente del MIT Mautone, che qualcuno mi ha, io ho ricevuto delle, lo dico, ho ricevuto delle segnalazioni anonime da parte di qualcuno delle ferrovie sud-est, perché su carta intestata mi sono arrivate delle segnalazioni che dicono che l'ingegner Mautone, questo dirigente, è esattamente lo stesso che approvava il bilancio delle ferrovie sud-est. Ora, se questo fosse vero, vuol dire che tu hai messo come subcommissario il cieco che non si è mai accorto di nulla negli ultimi 20 anni. Però su questo riserviamo il beneficio del dubbio, perché è una notizia da confermare. E poi c'è l'avvocato Domenico Mariani, che dice: è un esperto tecnico-amministrativo nella gestione del personale nei rapporti con le organizzazioni sindacali per i trasporti, per i servizi pubblici locali. È una persona in qualche modo che stava all'AMGAS di Bari. Vi ho riportato un po' come ce l'hanno presentato e poi in realtà quello che facevano. Appunto, quindi Mariani era un avvocato, è stato presidente dell'AMGAS, quindi la società che gestiva nel Barese la distribuzione del gas naturale. L'ingegner Mautone, appunto, è quello che si era occupato anche della ristrutturazione delle ferrovie calabresi e della circumvesuviana nel napoletano. E poi c'è lui, il professore della Bocconi, perché ci hanno raccontato che era il professore della Bocconi. Non ci hanno detto che a guardia del pollaio hanno tolto la volpe e hanno messo uno che è stato condannato 2 volte dalla Corte dei Conti. Simpatici. E per cosa è stato condannato? La seconda condanna, quella definitiva, i suoi avvocati si sono messi d'accordo e quindi è stato disposto a pagare 84.000 euro a fronte di quello che gli veniva chiesto, che erano 420.000 euro, quando lui era direttore generale della regione Friuli, e ha dato liquidazioni d'oro nel 2003 a 50 dirigenti della stessa regione. Quindi questa condanna arriva, credo, nel 2009, quando lui era direttore generale di Grenzen. La prima vicenda che riguarda Viero con la Corte dei Conti, invece,
riguarda le spese conviviali, cioè degli scontrini messi a rimborso fondamentalmente per delle cene, spacciate come spese di rappresentanza, che però lui non ha saputo giustificare, cioè non, probabilmente non ha detto con chi incontrava e diciamo, qual era l'argomento di questa cena di lavoro per il comune di Trieste. Quindi diciamo, fondamentalmente aveva questo diciamo, è il curriculum della persona che ci hanno presentato come il mio professore della Bocconi, esperto in ristrutturazione aziendale. Quindi vi dicevo, hanno sbagliato evidentemente la diagnosi, la cura non può che essere sbagliata. Quindi il consiglio di amministrazione si insiede il 25 novembre e fa questa relazione. Non sono ancora commissari, si parla di novembre 2015, fanno questa relazione. Dice un'elevata esposizione debitoria, certo se i soldi in cassa non ci sono, è ovvio che in qualche modo c'è un'esposizione debitoria con i fornitori, con le banche, con insomma, tutti i creditori. L'andamento economico finanziario è diverso da quello prospettato, anche qui, magari, come dire, ad essersene resi conto prima sarebbe stato molto più facile, perché insomma è chiaro che se uno avesse guardato il contratto di servizio dove i treni non passano, arrivano in ritardo, sono sporchi, non c'è personale, qualcosa troppo, no, era evidente anche prima. Stipendi di dirigenti elevati, anche qui parlano dei dirigenti, ma delle consulenze ancora non si parla. Impossibilità di garantire lo svolgimento dell'attività operativa ordinaria. Il direttore del personale si accorgono che faceva il telelavoro, visto che diciamo, fa trasporti sostenibili, cosa più sostenibile del non spostarsi non ce n'è evidentemente. E poi vabbè, alcune attività, dalla elaborazione delle buste paga alla manutenzione dell'archivio, insomma, era fatto da personale esterno, di sapere le consulenze milionarie, no? Alla famiglia che in qualche modo doveva mantenere l'archivio, insomma tutto quello che poi è venuto fuori sui giornali. 1400 giudizi pendenti in primo grado più quelli in appello e in Cassazione, per cui anche quindi l'esposizione debitoria è anche difficile per questo. Ah, faccio un breve inciso. Indovinate chi è l'avvocato difensore di Fiorillo? In questa con i lavoratori e anche probabilmente immagino in quello che gli verrà oggi contestato a seguito di questi scandali. No, si chiama Federico Massa, è un onorevole del Partito Democratico che è subentrato in Parlamento all'onorevole De Caro che adesso è sindaco di Bari. Questo giusto per darvi il quadro del perché io non faccio propaganda politica, però se noi veniamo eletti per un incarico, per un ruolo, e le persone ci mandano, come dire, a fare questo mandato per 5 anni, è ovvio che se tu salti di poltrona in poltrona, ti trovi in un conflitto di interesse, no? E mi sembra abbastanza ovvio, perché se tu fai l'avvocato e ti metti in lista, non vieni eletto, poi c'è il sindaco di Bari attuale, che però era onorevole, quindi lascia quella poltrona per ricoprire un'altra poltrona, è ovvio che si generano anche questo tipo di situazioni. Ancora, diciamo, da novembre 2015, passiamo a dicembre 2015, c'è la legge di stabilità, quindi il ministro, dopo più di un anno, si accorge che la situazione è disastrosa e quindi viene disposto il commissariamento. E uno dice, perché il commissariamento? Siamo abituati a essere commissariati, no? Abbiamo il commissario per la Xylella, abbiamo il commissario per la Limpota. Il commissario fondamentalmente è un po' come l'azione di decreto che fa il governo, no? Serve per questioni urgenti di stato emergenziale, cioè siamo in emergenza, ho bisogno di poteri straordinari. Quindi quello che il consiglio di amministrazione ordinario non può fare, lo può fare il commissario, la struttura commissariale. Tradotto in parole povere, vuol dire soldi gestiti fuori dalle regole. Esattamente quello che hanno fatto negli ultimi 23 anni. Perché il commissario fa questo, prende i fondi straordinari e li gestisce a sua discrezione fuori dalle regole, dalle leggi che deve rispettare qualunque altro consiglio di amministrazione. Quindi di fatto, di nuovo, stai dando 70 milioni, perché vengono dati questi 70 milioni, a un commissario e gli viene detto occhio che mi devi fare una relazione sullo stato delle sud-est. Quindi, prima lo nomina presidente della
del consiglio di amministrazione e gli dicono devi farci una relazione. Poi gli danno 70 milioni, gli dicono adesso sei commissario, hai superpoteri, ci devi fare una relazione. Mille proroghe, che è una legge che si fa ogni anno, a fine anno, perché molte delle scadenze non vengono mai rispettate e quindi quelle scadenze vengono spostate, come fa sempre la politica, più in là nel tempo. E quindi in legge di stabilità, oltre ai 70 milioni, oltre al commissariamento, si era previsto non soltanto appunto la relazione, ma anche la relazione di un piano industriale che doveva essere fatto in un certo tempo. Ma si rendono conto che la situazione è così ingarbugliata che non sanno che pesci prendere. Hanno preso tre esperti per fare un piano industriale per rimettere in sesto la situazione e dopo tre mesi di lavoro di queste persone si rendono conto che non gli sono bastati tre mesi per fare un piano industriale, perché evidentemente la situazione è così complicata che, pur essendo tre espertissimi noti alla Corte dei Conti, non riescono a fare un piano industriale. Attenzione, anche qui voglio mettere in luce una piccola incongruenza. Tu nomini un consiglio di amministrazione, gli dai il potere di essere commissari per fare un piano industriale. Ma se fai un piano industriale di risanamento, mi spiegate qual è la ragione per cui devi ipotizzare una fusione con Ferrovie dello Stato? Attenzione, per norma, per legge, nella legge di stabilità, stava anche scritto che il commissario poteva eventualmente anche valutare soluzioni diverse, no? Per far traghettare la società in qualche altro ente, in qualche altro, farne un po' quello che era più opportuno, quindi diciamo non lasciare esclusa nessuna ipotesi. Però la funzione principale è rimettere in carreggiata l'azienda. E di nuovo, come la rimetti in carreggiata l'azienda se il piano industriale, come dire, non lo fai nei tempi adeguati? Dice, vabbè, la situazione è ingarbugliata, fanno il piano industriale. Viero dice, il piano industriale riporterà in attivo la società nel giro di qualche anno, c'è un po' di sacrificio da fare da parte di tutti, no? Nel senso che chi doveva prendere TFR magari ne prenderà l'80%, no, si trovano un po' di accordi per fare cassa fondamentalmente con i lavoratori, però poi adesso il Ministero sta trattando con Ferrovie dello Stato. Io dico, ma sei nominato un commissario per fare il piano industriale, tra l'altro il piano è stato redatto, quindi teoricamente tu dovresti dire se quel piano va bene oppure non va bene, oppure se stai ipotizzando la fusione con le Ferrovie vuol dire che il piano industriale non vale, no? Se non vale, la domanda è perché stiamo pagando un commissario? E se non vale, perché c'era bisogno della relazione? E se non vale il piano industriale, forse ci bastava il consiglio di amministrazione con la prima di relazione. Vado ancora più veloce. Allora, quando vengono stabiliti i commissari con i 70 milioni, il debito passa da 2,60 a 3,30. Escono ulteriori centinaia di vertenze per fare cassa, per fare, diciamo, andare i treni, fondamentalmente pagare la benzina, queste cose qui, il TFR viene ritardato, non vengono dati i contributi. Cos'altro? Ovviamente di tutto quello che io ho presentato come emendamenti, quindi come modifiche alla legge per evitare il commissariamento, perché non avevamo bisogno di potere straordinario, ma semplicemente di tre persone degne, oneste, che facessero bene il loro lavoro, mi hanno fatto passare soltanto un emendamento, per quello dico che ci concedono, in cui dico che questa relazione che fanno i commissari, a differenza della prima, quando erano consiglio di amministrazione, che non hanno pubblicato, la devono pubblicare sul sito del MIT, su quella dell'Agenzia Mobilità della Regione e su quella delle Ferrovie Sud-Est. Ovviamente, pensate che abbiano rispettato la legge? L'hanno pubblicata soltanto su quella del Ministero. Dice, basta. Sì, ma io se sono pugliese e non ho dimestichezza a trovare una relazione all'interno di un sito ministeriale, vado sul sito dell'FSE e vorrei trovarla lì. Chissà perché. Non rispettano le leggi che loro stesso scrivono e approvano. E quindi Renzi e Carrì ovviamente si prendono i meriti, dicono facciamo pulizia. Renzi, diciamo, questo dice, no? Del Rio, già revocati gli incarichi e ridotti i costi, tanti lavoratori per bene, ovviamente su questo non discutiamo, presto il piano industriale, salvo poi essere smentito perché verrà prorogato. Il 20 marzo 2016 c'è vicenda squallida, andremo fino in fondo, abbiamo commissariato, quindi ci dà queste belle notizie che hanno commissariato, faremo pulizia totale. Ora,
mi dovete spiegare la fusione con le ferrovie di Stato piuttosto che lo spezzettamento dando, non so, gli autobus a privati e aprire a privati, che forma di polizia è? Perché per quello che ne so io, oggi dei 10 dirigenti che c'erano all'epoca di Fiorillo, 5 sono andati via, prepensionamento e altro, altri 5 sono rimasti, e sono rimasti nei posti che avevano prima. Un po' come dire, io trovo nel pollaio la volpe, trovo anche chi faceva il palo fuori, perché evidentemente chi stava dentro, chi faceva dirigente e non ha mai esposto una denuncia, non ha mai fatto un esposto anonimo alla Corte dei Conti, non ha mai detto nulla, è complice a casa mia. E quindi tu nomini, diciamo, il vertice, però mantenendo i colonnelli esattamente uguali a prima. Questa è la pulizia totale del governo Renzi. Quindi dicevo, io faccio 12 interrogazioni, ho la risposta solo alle prime due interrogazioni, le risposte esilaranti, diciamo, l'altra ve la risparmio, ma è più o meno sullo stesso tenore. Ovviamente io chiedo conto di tutto, soltanto che ovviamente chi mi risponde il giornale, la televisione, riprendendo i comunicati stampa che i vari di Arrigo e Emiliano fanno ovviamente sui giornali. Cioè, di ufficiale non si sa nulla, il piano industriale è stato presentato, no? Lo sanno tutti che è stato presentato, qualcuno l'ha visto. Dicevo, sbagliata la diagnosi, non può che essere sbagliata la cura, perché la diagnosi non era una persona che rubava, era la mancanza di trasparenza, quindi per prima cosa il piano industriale doveva essere presentato pubblicamente. Quindi io questo giro di incontri che sto facendo, in realtà sto sostituendo la politica di professione, perché mi sarei aspettato che Emiliano, non so, l'assessore Giannini, piuttosto che Piero o il ministro Del Rio, venisse a fare quattro incontri, non a Polignano a presentare un libro, ma quattro incontri nei quattro capoluoghi a presentare la cittadinanza e il piano industriale. Questo mi sarei aspettato, visto che la società è pubblica e la vogliamo noi, per adesso. Va bene, 12 interrogazioni, quindi diciamo fondamentalmente io dico che il governo ha preso lezioni di trasparenza del Movimento 5 Stelle, ovviamente l'ha presa male perché, come dire, hanno fatto passare soltanto quello che volevano, quello che gli tornava comodo. Io dico che tutti sapevano. Lo sapevano i lavoratori all'interno, lo sapevamo noi all'esterno che vedevamo il disservizio, lo sapevano i sindacalisti. Nel video che ho postato c'è un bel video di Danilo Lupo, che è l'ex direttore di Telerama, che adesso lavora per la Gabbia, e ha fatto un bel servizio. In questo servizio si vede anche un sindacalista, credo, della CISL, che giustamente dice no, questo danno non può ripercuotersi sui lavoratori. E io mi chiedo, ma negli ultimi 20 anni i sindacati dove erano? Dove erano? Allora, io posso capire un lavoratore che ha famiglia e che subisce delle violazioni, eppure oggi i lavoratori mi scrivono dall'interno facendo segnalazioni anonime. Perché non l'hanno fatto prima? E mi sono risposto anche a questo. Probabilmente perché non c'era nessun politico libero per cui far arrivare le segnalazioni e che quelle segnalazioni avessero un seguito. Perché i problemi li sapevano, le segnalazioni anonime si potevano fare. Eppure io, che mi occupo della faccenda da ottobre 2014, le segnalazioni le ricevo. Pensate che Boccia, pensate che, non so, dimmi qualche deputato, che Zizza, la Mariano, abbiano seguito questa vicenda. Pensate che le consulenze ai vari avvocati in tutta la Puglia, come dire, fossero delle consulenze perché semplicemente Fiorillo decideva che Tizio era più simpatico dell'avvocato Caio, o erano persone segnalate magari dalla politica? Una domanda io su questo me lo farei, no? Visto che la regione non ha mai contestato il contratto di servizio, visto che nessuna campagna elettorale, nessuno ha mai detto per due volte, no, che ci sono state elezioni, faremo luce sui disservizi della ferrovia, delle ferrovie sud-est. Era un cavallo di battaglia incredibile. Eppure nessun partito ha mai detto noi faremo questo. E per inciso, noi ci siamo presentati ormai un anno fa alle elezioni e abbiamo messo nel programma elettorale che non si può fare sulla stessa tratta autobus e treno, perché è evidente che è uno spreco di risorse, no? Mi sembra chiaro a tutti. E dato che la regione ha il compito di coordinare i vari vettori e mettere a gara i servizi, è ovvio che tu non puoi fare una cosa e l'altra. E per inciso, lo dico sempre per tutti, diciamo, non è una grande novità per le ferrovie sud-est, visto che nessuno paga il biglietto, ma noi abbiamo detto
Dato che quel 35% che dovrebbe essere coperto dai biglietti, in realtà non è coperto dai biglietti, almeno per le sud-est, diamo il trasporto gratuito su tutti i vettori agli studenti e alle fasce della popolazione più disagiate. Ci sembrava una misura di equità. Quindi, come dire, certi impegni non li abbiamo messi anche nel programma regionale.